raccontiamo una favoletta. Se qualcuno ti avesse detto a inizio anno contro il tuo Cesena, perché tu sei nato e cresciuto a Cesena, segni il gol decisivo per la lotta al terzo posto, che dicevi? Sarebbe stato bello, una bella emozione. È andata così, bene. Vai, raccontacelo il gol. Ma no, è una punizione, la palla è rimasta lì e per fortuna me la sono ritrovata sul destro e l'ho girata in porta. Risultato? Sì, risultato, sì. Io non ci credo a queste cose. Qua si lavora una settimana, un anno intero e quando arriva il gol è una gioia, bisogna esultare. Poi il rispetto è un'altra cosa. Ti volevo chiedere anche un po' la gestione dei 10 minuti finali dove il Cesena ha lanciato questi palloni lunghi in area. Insomma, a parte qualche sospiro, non credo che avete corso tanti pericoli. Sì, alla fine hanno provato questo arrembaggio con palle lunghe, però io credo che sia stato un delitto aver finito questa partita sull'1-0. Ecco. Abbiamo strameritato, abbiamo giocato secondo me una delle migliori partite di quest'anno e è un peccato averla finita solo 1-0. Dove dico come sta perché è un po' stanco alla fine? Sì, diciamo che fisicamente ultimamente non sto benissimo, però quando c'è da dare una mano ci sono sempre. Teramo derby da vincere. Sì, adesso tutte le partite, mancano 6 partite credo, dobbiamo cercare di vincerle tutte per arrivare terzi.